sono Ivano Negro della Rovine Glandrino, siamo qui al CIMEI e abbiamo l'opportunità di mostrarvi alcune nostre novità. È una macchina capsulatrice per una produzione fino a 3000 bottiglie ora, è dotata di un sistema di distribuzione capsule, capsuloni spumanti in questo caso, con centraggio ottico. Inoltre questa macchina ha la possibilità di effettuare sulla prima torretta la doppia orientazione della bottiglia con la capsula, quindi logo sulla capsula con un logo eventualmente presente in rilievo sul vetro della bottiglia. Quindi è formata da stazioni in cui nella parte superiore avviene il centraggio della capsula, quindi il rilevamento dello spot presente sulla capsula, e nella parte inferiore c'è un sistema di rilevamento di una tacca presente sulla bottiglia o della linea di giunzione di saldatura del vetro. Completata l'operazione, la capsula viene posizionata con il logo in corrispondenza di un eventuale marchio presente sul vetro della bottiglia. Prosegue il suo lavoro sulla seconda torretta, dove vengono effettuate le operazioni di quattro pieghe e lisciatura finale della capsula. Qui vediamo un monoblocco di capsulatura per capsule in polilaminato stagno, modello Z-Astra 16, per una produzione fino a 16.000 bottiglie ora. La macchina è dotata in questo caso di un magazzino a lunga autonomia con carica dal basso per il caricamento e la fornitura automatica delle capsule al sistema di distribuzione multicampana. Successivamente abbiamo una torretta con 16 teste di rullatura del nuovo tipo pneumatico, brevetto internazionale della Rovine Glandrino. Il grosso vantaggio di questo tipo di testa rispetto alle teste tradizionali ad elastici e alle teste meccaniche sempre di produzione Rovine Glandrino è la possibilità di regolare la pressione dei rullini in modo centralizzato anche durante il lavoro per mezzo di un regolatore di pressione che può essere o di tipo manuale o diciamo elettrico-elettronico attraverso il pannello di controllo. Questo fa sì che le operazioni di regolazione delle teste avvengono in modo centralizzato senza fermare la macchina. Inoltre la macchina è dotata di stelle ingresso-uscita universali che si adattano a differenti tipi di diametri, quindi senza sostituzione delle stelle. Il monoblocco di capsulatura che vediamo in questo momento è un Monostadio ZT9, appartiene alla famiglia delle macchine capsulatrici per capsule in PVC. È dotata di un magazzino lunga autonomia capsule con pianetti di carica dal basso, sistema di asciugatura del collo della bottiglia, sistema di soffiaggio per prevenire la presenza di eventuali gocce di acqua sul collo della bottiglia che sono dannose per la retrazione. Sistema di distribuzione multicampana, come vediamo in questo momento, ha 6 campane di distribuzione rotativo, torretta con 9 teste termiche a doppia ventilazione per la retrazione appunto delle capsule in PVC. Questa macchina è data una produzione fino a 18.000. Sempre qui al CIMEI esponiamo una gabbiettatrice modello Vittoria, gamma di macchine per una produzione fino a 3.000 bottiglie ora. In questo caso è dotata di un sistema di lunga autonomia di carico delle gabbiette da una posizione comoda per l'operatore, un sistema di distribuzione e selezione delle gabbiette. La gabbietta viene posizionata su questo particolare disco porta gabbiette. Quando la bottiglia arriva al di sotto della testa di gabbiettatura, la bottiglia viene sollevata, il tappo e la gabbietta vengono compressi all'interno di questa testa di gabbiettatura. Nella parte posteriore c'è un gancio che esegue l'operazione di legatura della gabbietta e poi un sistema di ribattitura verso l'alto della gabbietta.